Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. La sentenza del Consiglio di Stato smantella le validità delle concessioni balneari che dovranno andare a gara entro il 2023. Sulla vicenda è intervenuto l'onorevole in quota Lega Antonio Zennaro, il quale parla di un duro colpo per le tante famiglie che in questi anni hanno investito su questo tipo di lavoro. Il servizio di Stefano Recanati. Una sentenza del Consiglio di Stato ha messo fine alla validità delle concessioni balneari che in questo modo dovranno andare a gara entro il 2023. Uno stravolgimento della volontà politica, lo ha definito l'onorevole Antonio Zennaro, che grazie all'attuazione delle proposte della Lega con il governo Conte aveva provveduto all'estensione fino al 2033. Con questa mossa il Consiglio di Stato metterà a rischio migliaia di posti di lavoro sul territorio abruzzese, dove nella maggior parte dei casi si tratta di piccole imprese a gestione familiare. In Abruzzo si tratta di piccolissime attività, gestione familiare, ma anche tanti giovani che hanno preso magari questi stabilimenti e hanno fatto dei mutui, dei debiti, delle cambiali e quindi siamo molto preoccupati. Adesso lavoreremo sia a livello regionale, parlamentare, governativo, ma anche a livello europeo per intervenire. Zennaro prende poi in prestito esperienze di altri paesi europei, come ad esempio la Spagna, dove si è provveduto a rinnovare le concessioni anche fino a 70 anni. Una scelta molto probabilmente fuori da quello che è la realtà anche europea, perché in Spagna e in Portogallo hanno avuto dei rinnovi di quasi 70 anni, quindi siamo molto critici perché mette in difficoltà anche in Abruzzo migliaia di attività, migliaia di imprese e migliaia di posti di lavoro. Una situazione che potrebbe mettere in difficoltà anche il turismo balneare in vista della prossima stagione estiva. Sì, perché ovviamente adesso bloccherà tutti gli investimenti che queste imprese del settore turistico non potevano fare e avevano anche pianificato. Ci sono persone che hanno preso dei mutui e quindi è un grosso problema. Bisogna che entro qualche mese, e auspichiamo anche che il Presidente Draghi, ovviamente con la sua riconoscibilità a livello europeo, possa trovare un accordo, perché l'Abruzzo è gravemente colpito da questa sentenza. E ora la pagina dedicata al Covid, balzo dei ricoveri in terapia intensiva in Abruzzo che nelle ultime ore sono 4 in più e passano così da 6 a 10. Il tasso di occupazione dei posti letto sale così al 6%, il 3% in più, mentre quello relativo all'area critica è fermo, anch'esso al 6%. I dati, seppur in peggioramento, restano al di sotto delle soglie di zona gialla, rispettivamente del 10 e del 15%. Continua ad aumentare anche l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti, che sale a 76, un dato superiore a 50, unito al superamento delle soglie di allarme dei ricoveri, determina il passaggio in zona gialla. Attualmente gli indicatori relativi alle ospedalizzazioni al di sotto dei livelli di allerta, i parametri restano da zona bianca. A livello territoriale i numeri più alti si registrano nell'Aquilano, dove l'incidenza settimanale schizza a 120, solo una settimana fa era 52, segue il Teramano che dopo settimane in crescita mostra una prima flessione, il dato passa da 131 a 116, poi ci sono il Pescarese con un'incidenza pari a 44 e il Chietino con 34. Andiamo avanti con il nostro giornale, visita questa mattina a Pescara alla casa circondariale di San Donato del sottosegretario alla giustizia Macina, accompagnata dall'onorevole Torto Paolo Renzetti. Dopo il lavoro portato avanti in questi mesi, dopo le tante sollecitazioni, le interrogazioni parlamentari e le lettere indirizzate al Ministero, l'onorevole del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto, questa mattina ha effettuato un sopralluogo nel carcere di Pescara in compagnia del sottosegretario alla giustizia Anna Macina, che ha preso visione della situazione esistente all'interno del penitenziario. Era necessario che la sottosegretaria intervenisse e vedesse, prendesse contezza di questa situazione con i suoi occhi. Come Movimento 5 Stelle siamo sempre stati attenti a questo problema, soprattutto negli ultimi mesi, quelli di luglio e agosto dopo le evasioni. Era importante intervenire, soprattutto sulla struttura fatiscente che è visibile all'esterno così come all'interno dopo il sopralluogo fatto e sull'organico purtroppo che consta di personale non sufficiente a prestare il servizio.
giudizio necessario, quindi a tutela dei cittadini, del personale e anche dei detenuti stessi. Lo scopo della visita è stato proprio quello, vedere e rendermi conto personalmente della realtà che si vive anche nel carcere di Pescara, che sicuramente ha, come dire, ha avuto degli episodi, tant'è vero che ci sono degli stanziamenti che sono stati fatti per il carcere, ci sono dei lavori di ristrutturazione che interessano il sistema di antiscavalcamento e l'allarme termico, ci sono delle opere che riguardano la portineria, insomma ci sono degli investimenti. C'è anche un reparto di telemedicina all'interno di questo istituto di pena che, insomma, va sicuramente implementato. Di contro ci sono per esempio delle attività trattamentali che in questo momento sono sospese, tipo il calzaturificio, che è una bellissima realtà che però in questo momento è ferma e che va in qualche maniera fatta ripartire. Oltre a questo ci sono sicuramente un dato da tenere in forte considerazione, che è il numero elevato di detenuti tossicodipendenti, perché sono 170 mi hanno detto, e che quindi in qualche maniera condiziona la realtà di questo istituto di pena, partendo dal presupposto che la tranquillità dei detenuti si riverbera oggettivamente sui lavoratori, gli agenti di polizia penitenziaria, che hanno e svolgono un compito fondamentale, tanto è vero che adesso, appena insomma, ci congediamo, li incontrerò per ascoltarli, proprio per ascoltare le loro osservazioni e la loro vita quotidiana all'interno di questo istituto. C'è anche una problematica di carenza di organico di agenti penitenziari? Sì, anche questo mi è stato sollevato come problema. La carenza di organico degli agenti di polizia penitenziaria non fa parte, questo per onestà ho necessità di ribadirlo, non fa parte delle mie deleghe, perché la mia delega attiene al trattamento dei detenuti, ovviamente però essendo qui oggi li incontro. È un discorso che riguarda gli istituti di pena in genere in Italia. Io però tengo a sottolineare un dato, che pochissimi giorni fa è stato bandito un nuovo concorso per agenti di polizia penitenziaria e che nella scorsa legge di bilancio, e questo è un dato da tener presente, nella scorsa legge di bilancio è stato autorizzato anche un concorso straordinario per coprire nell'arco di 3-4 anni altri 2.000 posti di agenti di polizia penitenziaria, e quindi nei prossimi 2-3 anni questi concorsi verranno banditi oltre a quelli ordinari che servono per il turnover. Quindi questi sono tutti dati che noi oggi possiamo in qualche maniera commentare. Il PD denuncia scarsa attenzione della giunta regionale nei confronti dei pazienti diabetici abruzzesi. Problemi nel distretto di Viareti a Pescara. Blasioli, lei imputa alla regione, alla giunta regionale in particolare, una scarsa attenzione, una scarsa sensibilità nei confronti dei diabetici della nostra regione. Perché? Guardate, qui la situazione è già di grande, grande abbandono e rilassatezza nei confronti dei diabetici abruzzesi. Guardate, abbiamo da luglio del 2020 che continuano a dire che è pronto un progetto di DPC, cioè significa di e per contro la distribuzione di tutti i presidi che servono per diabetici nei comuni, che invece i diabetici ogni due mesi si devono spostare presso le rispettive ASL e i distretti, percorrendo chilometri, spendendo soldi per avere i presidi che sono loro necessari. A maggio del 2021 abbiamo presentato una interpellanza e ci hanno detto la situazione è pronta per essere risolta, stiamo arrivando, e invece la situazione è sempre la stessa. A questo si aggiunge un peggioramento della situazione, perché a Pescara i diabetici, il centro di diabetologia è stato spostato dal 16 di settembre qui in via Rieti. E la situazione che abbiamo dimostrato oggi è una situazione paradossale, perché significa spostare qui 100 persone al giorno che vengono a fare la visita al quarto e al quinto piano, e però per alcuni di loro la situazione è inaccessibile. La carrozzina di Marco oggi ha dimostrato come, anche arrivando al piano rialzato, dopodiché la sua carrozzina non entra negli ascensori di questo distretto, e quindi al quarto e quinto piano lui ci deve andare spostandosi su un'altra carrozzina di peso. Due ulteriori considerazioni su questo. Il primo, ci sono le risorse del PNRR che riguardano la sanità del territorio, e questo è un esempio addirittura esemplare proprio per quanto riguarda la sanità territoriale, i servizi al cittadino e i servizi territoriali. Secondo,
Nella scorsa legislatura avevamo approvato il percorso diagnostico terapeutico per quanto riguarda ovviamente questa patologia così importante e crescente come appunto il diabete, e da allora non è stato fatto nulla. Le programmazioni sono rimaste al palo e questo purtroppo è un esempio di sanità interrotta, ovvero di una sanità che in ragione del Covid ha visto la interruzione di interi servizi per quanto riguarda altre migliaia e migliaia e migliaia di cittadini. Faremo battaglia sulle risorse del PNRR, faremo battaglia ovviamente perché il percorso diagnostico terapeutico per il diabete possa essere applicato esattamente come avevamo normato nella scorsa legislatura. Il Ministero delle Infrastrutture ha destinato alla provincia di Teramo oltre 9 milioni di euro per il miglioramento della rete stradale delle aree interne. Gli interventi saranno spalmati su 6 anni fino al 2026 e riguarderanno le zone Alto Aterno, Gran Sasso Laga e Valfino Vestina. È davvero un'ottima notizia, ha commentato il presidente Diego Di Bonaventura. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Oltre 9 milioni di euro per il miglioramento della rete stradale sono stati destinati alla provincia di Teramo per la sistemazione della viabilità delle aree interne, così come individuate dall'Agenzia per la coesione territoriale. Teramo sarà soggetto attuatore della manutenzione delle zone dell'Alto Aterno, Gran Sasso Laga e Valfino Vestina, essendo la provincia con più comuni ricompresi nei territori individuati. Le risorse saranno così suddivise: 5 milioni 516 mila euro per l'area Gran Sasso Laga e Alto Aterno e 4 milioni 175 mila euro per quella Valfino Vestina. Il finanziamento, un fondo complementare PNRR del Ministero delle Infrastrutture, dovrà essere utilizzato non per fare una semplice manutenzione straordinaria, ma per migliorare l'accessibilità delle aree interne. Riguarderà strade di competenza regionale, provinciale o comunale, qualora queste rappresentino l'unica via di comunicazione tra i comuni appartenenti all'area individuata. La programmazione degli interventi sarà spalmata su 6 anni fino al 2026. Dopo essere stata discussa e approvata in assemblea dei sindaci, il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, ha già convocato un primo incontro. I tempi sono stretti, il piano va approvato entro il 31 dicembre. È una battaglia vinta dalle province, è il commento di Di Bonaventura. All'inizio il governo non voleva utilizzare i fondi straordinari per le strade. Bene abbiamo fatto ad insistere, dimostrando che lo stato delle reti stradali, soprattutto quelle delle aree interne, rappresenta, dopo 10 anni di risorse insufficienti e intermittenti, una vera emergenza. Una strategia finalmente decisa dal governo per arrivare ai territori più fragili, quelli distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali e troppo spesso abbandonati a loro stessi, che però coprono complessivamente il 60% dell'intera superficie del territorio nazionale, con il 52% dei comuni e il 22% della popolazione. Quell'Italia più vera e più autentica. Augusto De Santis del Forum dell'Acqua ha inviato una diffida al Comune di Pescara sui lavori di Viale Marconi, imputando la mancanza di una valutazione di impatto ambientale. Restano poi dubbi anche per quanto riguarda il passaggio delle biciclette sulla strada. De Santis, lei come semplice cittadino residente di Viale Marconi a Pescara ha inviato proprio nelle ultime ore una diffida al Comune di Pescara su questi lavori, lamentando la mancanza della valutazione di impatto ambientale. Sì, è una procedura obbligatoria che prevede l'invio alla Regione Abruzzo dei documenti anche per la partecipazione e trasparenza dei cittadini, e così non si vedono arrivare insomma, sulla testa un progetto già confezionato che manca, e io qui parlo anche da ciclista appassionato e da pedone, manca addirittura della ciclabile nel 2021, cioè la mobilità con le biciclette e quella a piedi, qui si restringono anche i marciapiedi, deve essere privilegiata e non disincentivata, praticamente rendendo via Marconi di fatto o inutilizzabile da tanti cittadini con la bicicletta o addirittura pericolosa, perché le corsie saranno molto strette e quindi c'è una promiscuità fra auto e biciclette, quindi che saranno sfiorate in continuazione dalle auto, e non voglio immaginare quando devono passare c'è un camion o un furgone. È una norma ormai del secolo scorso, 1998, che dice
dice che in occasione di lavori straordinari bisogna realizzare itinerari ciclabili, certo tenendo in considerazione una serie di parametri, ma qui è più che auspicabile un'iniziativa di questo tipo, perché su via Marconi biciclette ne passano, ovviamente ne passano, e adeguare questa via in qualche modo in termini di sicurezza per i ciclisti sarebbe stato effettivamente interessante e utile. Adesso su via Marconi, con la nuova progettazione, due corsie autobus, due corsie auto, non è che le biciclette non passeranno più, passeranno ancora. Ecco, sarebbe auspicabile trovare delle misure che consentissero ai ciclisti di passare in sicurezza. Sarà difficile perché gli spazi ormai sono diventati molto stretti, però è un auspicio che noi continuiamo comunque ad avere. La sala regia della Scuola per il controllo del territorio della Polizia di Stato, intitolata alla memoria dell'agente Emanuela Loi, vittima della strage di Via D'Amelio a Palermo nel 92. Questa mattina presso la Scuola della Polizia di Stato per il controllo del territorio di Pescara, alla presenza delle massime autorità cittadine, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della sala regia dedicata all'agente della Polizia di Stato Emanuela Loi, medaglia d'oro al valor civile. L'agente della Polizia Emanuela Loi, in servizio di scorta del giudice Borsellino, rimase vittima con il magistrato ed i colleghi nell'attentato di Via D'Amelio che il 19 luglio del 1992 insanguinò Palermo e segnò per sempre il paese. È una giornata storica perché la Scuola del controllo del territorio si evolve con questa nuova sala di regia verso il futuro, ma non c'è futuro senza memoria, e la memoria viene da questi eroi che hanno dato l'esempio ormai 30 anni fa, perdendo la vita, come Emanuela, che ha solo 24 anni, senza aver deciso da ragazzino di fare il poliziotto perché voleva fare l'insegnante, però poi si è appassionata a questo lavoro e ha dato la propria vita per questa amministrazione. Quindi il futuro si persegue con delle radici solide, guardando al passato e guardando ai nostri eroi. Una intitolazione importante in una scuola, la Scuola di Controllo del Territorio di Pescara, che è una delle eccellenze della Polizia di Stato, non solo nella nostra regione ovviamente. No, questa è la Scuola Controllo del Territorio che istruisce tutti i poliziotti delle volanti di tutta Italia, quindi da tutta Italia, isole comprese, vengono qui a Pescara a formarsi, quindi è una struttura d'eccellenza, è una struttura unica sul territorio nazionale che ha questo compito. E ora la cultura, la presentazione della stagione di prosa del Teatro dei Marsi è stata anche l'occasione per illustrare la collaborazione con il Parioli di Roma, nell'ambito della quale il 28 novembre andrà in scena ad Avezzano lo spettacolo Manola, il servizio a cura della redazione di Infomedia. Avezzano ospiterà la prima di Manola, spettacolo firmato da Mazzantini, che vede protagoniste due attrici d'eccezione, Nancy Brilli e Chiara Noschese. Se devo dire la verità, è la prima volta che vengo ad Avezzano e quindi la conoscerò molto volentieri, ma avremo due settimane di allestimento per cui ci sarà tempo di fare turismo e altro. E portiamo appunto Manola, che è uno spettacolo scritto da Margaret Mazzantini, che ha fatto un adattamento per noi, la regia è di Leo Muscato ed è veramente un bello spettacolo, intelligente, divertentissimo. La sensazione, la parola ripartenza è stata quasi una chimera per due anni, noi siamo qui pronte per partire da un bel po', quindi siamo piene di entusiasmo. Il fatto di essere venute qui oggi da Avezzano è stato un po' come vedere un highlight di quello che sarà il nostro prossimo futuro, quindi diciamo la verità, non vediamo l'ora di ricominciare, e credo che con noi anche il pubblico, perché Manola è una piccola bomba a orologeria, piena di risate e di divertimento, quindi in bocca al lupo a tutti noi, in bocca al lupo al Teatro Parioli, al Teatro dei Marsi e a noi due. Abbiamo la novità assoluta della produzione nazionale, il Teatro Parioli di Roma ha deciso di investire sul Teatro dei Marsi, un teatro considerato innovativo, all'avanguardia, un teatro dove si possono fare produzioni nazionali e quindi sperimentare anche le prime nazionali. Avremo tre prime nazionali al Teatro dei Marsi, non era mai accaduto, con una stagione che a livello di nomi e di spettacoli può essere davvero un vanto per la nostra città. E il primo esempio sarà lo spettacolo Manola di Margaret Mazzantini, con la regia di Leo Muscato, con Nancy Brilli e Chiara Noschese, che verrà dal 28 di novembre, proverà qui ad Avezzano. Ci sarà Nancy Brilli, appunto, Chiara Noschese, Dina Sastri, Ale Franz, Vincenzo Salemme, che è tantissimo tempo che mancava dall'Abruzzo, ci sarà
Massimiliano Gallo, ci sarà Stefania Rocca, Stefano Fresi, insomma una stagione di stelle con grandi registi, Leo Muscato, Alessandro Gassman, insomma diciamo crediamo di aver fatto un buon lavoro, speriamo che i cittadini apprezzino. E ora lo sport con il calcio, rifinitura pomeridiana all'Adriatico Cornacchia per il Pescara, domani alle 17.30 c'è il derby con il Teramo. Direzione arbitrale per Galipò di Firenze, ancora non convocato Valdifiori, il tecnico biancazzurro Oteri ha lanciato un messaggio ben preciso, serve un Pescara concreto e che porti a casa i 3 punti. Andrea Costantini. Derby. È un derby, è una partita molto importante per noi, parliamoci chiaro, perché insomma possiamo fare tante chiacchiere, dobbiamo badare al sodo, avere sostanza e fare 3 punti perché sono molto importanti. E il messaggio chiaro e perentorio che Gaetano Auteri lancia alla squadra dopo il KO di Cesena, il derby con il Teramo è una gara da non fallire, un Pescara che nelle ultime uscite stagionali è stato contraddistinto da un costante cambio di modulo che sembra aver pesato sul rendimento della squadra, meno gol presi ma anche meno occasioni create e meno gol fatti, soprattutto una costante perdita di terreno dalle più dirette rivali in campionato, l'eliminazione di Coppa proprio ad opera del Teramo e la sensazione che questo Pescara non abbia una identità. Auteri però la vede così. Noi l'identità ce l'abbiamo, avendo cambiato, perché abbiamo cambiato? Abbiamo cambiato per dare un po' più di tranquillità in alcuni momenti, avevamo preso dei gol e qualcuno non era tranquillissimo, però ripeto i gol non li abbiamo mai presi perché abbiamo avuto situazioni di disequilibrio in campo, ma non è che non abbiamo un'identità. In realtà nelle ultime 3 partite ci siamo leggermente abbassati in campo di 20 metri nel non possesso, stiamo giocando, abbiamo giocato in queste 3 partite un calcio fatto di meno ritmi, di meno intensità, però abbiamo cominciato questo percorso, possiamo ritornare a essere quelli di prima anche cambiando modo di stare in campo, abbiamo alzato di 20 metri il baricentro di 15-20 metri e fare quello che facevamo prima che erano parti importanti ed erano aspetti positivi, poi dobbiamo mantenere questo equilibrio che in questo momento sembra sia raggiunto. Si va verso la conferma del 4-3 e in linea di massima della squadra scesa in campo a Cesena, anche se non mancano dei ballottaggi, migliora la condizione di Jacobucci ma toccherà ancora Sorrentino tra i pali, in difesa Frascatore insidia il posto di Inzita, verso la conferma la coppia centrale Drudi in grosso, trio Pompetti, Memuscia e Rizzo in mezzo, in avanti scalpita De Marchi che se la gioca per il ruolo di centravanti con Ferrari. Auteri prende spunto dal Teramo per fare considerazioni più generali sul campionato. Ma la caratteristica è una squadra che gioca, palla a terra sempre, quindi accetta il confronto, una squadra che si giocherà sicuramente la partita, una squadra che ha anche dei giocatori importanti e che sta facendo bene, che sembra che ultimamente abbia anche ritrovato insomma, la capacità di realizzativa, una squadra che gioca a calcio, è una squadra ben guidata, tra l'altro Guidi lo conosco perché l'anno scorso già con la Casertana hanno fatto bene, proponendo un calcio organizzato, ma al di là di questo gli avversari, il livello delle squadre complessivamente, questo è un girone importante, anch'io devo dire inizialmente pensavo fosse un po' più debole ad esempio rispetto al girone sud, invece non è vero, assolutamente, sono tutte squadre consistenti. Noi possiamo dire la nostra, però lo ripeto, io non voglio né nascondermi né sfuggire alla realtà dei fatti. Adesso è il momento di parlare meno e fare punti e fare le prestazioni. Direzione di gara per Simone Galipò di Firenze, nessun precedente col Pescara, 1 con vittoria per il Teramo, l'1-2 di Pagani dello scorso anno. E andiamo in casa Teramo dove ci sono ancora dubbi riguardo la formazione. Guidi chiede ai suoi una gara oltre il 100% delle proprie possibilità per provare ad avere la meglio su un Pescara che il tecnico biancorosso si aspetta col 4-3-3. La Teramo Calcio intanto comunica che tutti i 550 tagliandi riservati dalla Delfino Pescara ai tifosi biancorossi sono andati tutti esauriti in anticipo rispetto alla chiusura prefissata dalle ore 19. Mancava in Abruzzo un derby da tanto tempo ed è molto sentito dai tifosi. Ascoltiamo Jacopo Forcella.
Vigilia di campionato, vigilia di derby per il Teramo che domani allo stadio Adriatico Cornacchi affronterà il Pescara. Una gara che c'è stata 10 giorni fa in Coppa Italia qui al Bonolis e che invece domani vedrà nell'impianto adriatico sfidarsi le due abruzzesi del girone B di Serie C. Guidi sarà senza Soprano, ancora out per infortunio, oltre lungo dei genti Trasciani, Chiere, Mateng, Cucurullo, Rossetti che sarà sottoposto all'operazione, senza Bua che si è fatto male contro la Fermana e senza Andreca che è stato convocato con l'Under 21 Albanese. Insomma, qualche problema di troppo per soprattutto dietro per l'allenatore toscano, che però chiede ai suoi per la gara di domani più del 100%. E sappiamo che per venirne a capo, per tirare fuori un risultato positivo, serve qualcosa di più del massimo. Sappiamo dell'importanza della gara, sappiamo l'importanza del momento, sappiamo quanto i tifosi sentano questo tipo di partite, anzi colgo già l'occasione per ringraziarli perché so dell'affetto e dei tanti che verranno a sostenerci, e questo non ci può che far dare qualcosa in più sul campo per renderli orgogliosi di noi, e ci proveremo fino alla fine. Sfrontatezza sì, domani servirà contro il Pescara, ma senza abbandonare i principi di gioco, quelli tanto cari a Federico Guidi, che ha due dubbi soprattutto davanti. Bernardotto giocherà certamente titolare, e allora a questo punto Birligea, Rosso e Malotti si giocano due maglie in tre. Cioè, l'entusiasmo va cavalcato e soprattutto non bisogna dimenticare, da quello che di negativo avevamo fatto a Pontedera, che ha fatto sì di avere quel tipo di reazione. Però quell'arrabbiatura, quegli errori non possono essere dimenticati, quelle devono fare per noi e devono essere esperienza che ci devono aver insegnato qualcosa, e soprattutto ci deve far capire che nelle ultime prestazioni, sia col Pescara in Coppa Italia che nell'ultima partita di campionato, giocando in una certa maniera, curando la prestazione, soprattutto mettendo in campo quei principi che siamo soliti fare e lavorare, ci hanno portato anche a fare dei risultati buoni. Nelle prossime ore sarà tesserato anche l'ultimo arrivato Pinto, che dovrebbe aggregarsi qualora arrivasse il benestare della Lega alla truppa biancorossa. Dall'altra parte il Teramo troverà un Pescara ferito dalla sconfitta di Cesena e che arriva a questo appuntamento di campionato in condizioni psicologiche opposte rispetto a 10 giorni fa, quando in Coppa Italia il Teramo passò per 1-0 con gol di Viera. Noi come squadra siamo nettamente più giovani rispetto al Pescara e magari lo potremmo pagare in qualsiasi zona di campo, ma questo non deve essere un alibi, anzi a volte la sfrontatezza, la spregiudicatezza, l'entusiasmo e la voglia del più giovane forse ti fa fare qualche rincorsa in più, qualche corsa in più rispetto magari al giocatore più esperto. E ora la pallavolo. In A2 la Sie Cortona ospiterà il Siena domenica alle 18, in A3 la Bapineto atteso dall'anticipo domani alle 20:30 in quel di Savigliano, in A2 femminile l'Altino giocherà domenica alle 15 a Olbia. In B1 scontro salvezza domani per la Teatina Chieti a San Benedetto del Tronto, in B maschile sempre domani trasferta a San Marino per l'Alba Adriatica, mentre alle 18 il Paglieta riceverà il Pomigliano. In B2 Grand Derby domani alle 17 al Palorfento tra le pescaresi del Gada Pescara 3 e della Dannunziana. Alle 18 il Cetias Montesilvano al Palaroma se la vedrà col Pagliare, alle 21 al Teramo sarà di scena a Potenza Picena. E questa era la nostra ultima notizia, i servizi che avete visto sono a disposizione sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. Grazie per averci seguito, una buona serata.